Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, il vostro Decimo Games. In questo video parleremo di iCloud e di dell'iOS 5. Come saprete, da poco tempo è uscito l'iOS 5 insieme ad iCloud e oggi andremo a vedere come funziona. Innanzitutto, per usufruire di iCloud dovremo aver aggiornato tutti i nostri dispositivi iPod, iPhone, iPad all'iOS 5. Poi aggiorniamo il nostro Mac, se abbiamo un Mac, all'ultima versione di Lion 10.7.2. E poi aggiorniamo anche iTunes. E quando abbiamo aggiornato tutto, possiamo usufruire di iCloud. Come fare? Quando noi installiamo l'iOS 5 sull'iPod, ci dovremo impostare delle cose. Quando lo impostiamo, ci dirà alla fine se vogliamo usufruire di iCloud e usiamo iCloud con il nostro ID Apple, ci registriamo ad iCloud e possiamo usare iCloud. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto spiego come funziona iCloud. Allora, iCloud, anche altre molte aziende stanno facendo questo cloud, come l'Apple poi l'ha chiamato iCloud. E cosa sarebbe? iCloud sarebbe una nuvola, cloud vuol dire nuvola, dove possiamo metterci tutte le nostre informazioni. Quindi io dal mio iPod faccio una foto, questa foto viene messa sulla nuvola, la nuvola la trasmette a tutti gli altri dispositivi, Mac, iPhone, iPad, tutto quanto. Quindi io posso mettere fino a un certo numero di informazioni, fino a un certo peso, sulla nuvola, e poi quindi con tutte quelle informazioni che ho lì vengono date a tutti i miei dispositivi. Quindi è una cosa molto comoda. Andiamo a vedere su questa pagina, iCloud.com, dove abbiamo loggato, possiamo vedere queste icone. L'email, dove abbiamo tutte le email sincronizzate di iCloud, i contatti, il calendario, trova il mio iPhone, tutti i dispositivi, e a Work, dove abbiamo i nostri documenti. Andiamo a vedere Trova il mio iPhone, che è un'applicazione, diciamo, veramente molto utile se perdiamo il nostro iPod, iPhone o iPad, o anche MacBook. Allora, prima di tutto dobbiamo attivare sul nostro dispositivo dalle impostazioni. Andiamo su Generali. E poi andiamo su dove sta? No, generale, no, aspettate. No, devo andare solamente su impostazioni, mettere localizzazione e bisogna mettere sì. E anche metterlo su tutti, anche su Trova il mio iPod. Ecco, adesso qui ci ha trovato il nostro iPod è qui, cioè il mio iPod è lì, e quindi se l'ho perso so che è lì e lo vado a recuperare. Poi Per scambiare tutte le informazioni del nostro iPod fino ai nostri altri dispositivi, andiamo sempre su impostazioni, su iCloud, e mettiamo, tipo, là ci stanno delle icone, posta, contatti, e dobbiamo mettere la spunta su sì, anche trova il mio iPod. E il nostro iPod, o qualunque dispositivo sia, è pronto per usare iCloud. Torniamo indietro. Ecco, queste sono le foto. Quando noi facciamo una foto dall'iPod, ecco, in pochi istanti ci viene data su un altro, sul nostro altro dispositivo, naturalmente collegato alla wifi.
Adesso ci metterò un po' a me perché la connessione adesso non sta andando tanto bene, perché è un po' bassa, ma comunque vi assicuro che in poco tempo ve lo ritroverete sull'altro vostro dispositivo. Insomma, scaricatevi l'iOS 5 per i vostri dispositivi perché è veramente, ma veramente molto comodo, come ci sono molte nuove impostazioni, come adesso se tocchiamo in alto, dice sta la data, ci dà una specie di tendina, diciamo, dove c'è scritto il meteo, la borsa se l'abbiamo attivata e le notifiche. Poi noi la possiamo chiudere. Insomma, vedetela voi quando ci andate. Poi una cosa molto importante è stato aggiunti i messaggi. I messaggi sono delle cose molto, ma molto utili. Perché noi con un collegamento wifi possiamo mandare i messaggi a un altro dispositivo. Funziona come una specie di FaceTime, ma con i messaggi. Insomma, gratis naturalmente, solo con una wifi. E noi possiamo scrivere ai nostri amici e mandare messaggi. Poi è stata aggiunta l'edicola, dove possiamo aggiungere il nostro tipo di giornale. Adesso io ho aggiunto The New York Times. E poi vabbè, FaceTime, la solita cosa che ci sta sempre, molto utile anche quella. Poi sono stati aggiunti i promemoria. Niente, insomma, diciamo quasi tutto. Poi è uscito l'iPhone 4S in Europa, negli Stati Uniti, in altri paesi del mondo, tranne in Italia. Noi dovremmo aspettare fino al 28, mi sembra. Quindi niente, questo è iCloud, iOS 5. Veramente bei dispositivi. Cioè, l'iCloud molto utile sui nostri dispositivi, voglio dire. L'iOS 5 migliora i nostri dispositivi, veramente un sistema operativo ottimo. Niente, quindi scaricatevelo perché è veramente ottimo. Un bel passo avanti di Apple, iCloud, veramente utilissimo, guardate, io l'ho già usato. Poi i messaggi sulle pod sono veramente fantastici. Niente, a me sembra che ho detto tutto. Magari, che ne so, se ho dimenticato qualcosa, scrivetelo qua sotto. Se sapete qualcosa in più, scrivetelo qua sotto. Niente. Quindi, qui è il vostro Decimo Games. È finita un'altra puntata di Apple Journal. Niente. Quindi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.